Ciao ragazzi, rieccoci in cucina. Oggi vi presento un'idea molto carina. Andiamo a rivisitare, a reinterpretare il più che ormai famoso cocktail di gamberi. Vi presento una mia versione, magari vi piace e vi può far fare bella figura con gli ospiti. Iniziamo a pulire i gamberi. Io ho trovato dei bei gamberoni argentini. Essenziale la pulizia dei gamberi. Rimuoviamo le teste e le conserviamo insieme anche a tutti i carapaci. Sono ottimi per dei fondi di pesce e dei fondi di crostacei. In questo modo andiamo a rimuovere tutte le varie anelle, senza massacrare la polpa. A me piace per questo piatto lasciargli la codina, così. A questo punto ogni gambero qui dentro c'ha la budellina dove passa la cacca, bisogna tirarla via, logicamente. Coltellino, piccola incisione sul dorso, andiamo ad aprire il primo strato di pelle e andiamo a rimuovere il filamento nero. Ci prepariamo tutti i gamberi così. Fatta questa operazione andiamo a ripassare i nostri gamberi in padella con un filo d'olio e uno spicchio d'aglio in camicia appena schiacciato. Tanto che l'olio si scalda, nel frattempo abbiamo preparato una piccola insalata mista con un po' di germogli di soia, un po' di rucolina, un po' di radicchio e un po' di lattuga, tagliata a chiffonade. Con cosa accompagniamo il nostro cocktail? Con una maionese che di solito si fa col succo di limone, noi stavolta utilizziamo il succo del lime. Per la nostra quantità va benissimo il succo di un lime. Vale. Facciamo rosolare bene i nostri gamberetti. Gamberoni, sono grossi così. Il gambero, come tutti i crostacei, va cotto poco, se no diventa gomma e dopo non è più buono. Mi raccomando, come prende calore che diventa bianca la polpa, via subito dal fuoco. Pizzichino di sale e sempre pepe macinato al momento. Fate una bella crosticina, che sarà anche la nota piacevole del gambero, che dentro rimane bello burroso e fuori bello croccantino. Vedete, sono già belli bianchi, ancora leggermente trasparenti all'interno, ma è già ora di toglierli. Perché? Perché il gambero, mettendolo da parte in un piattino, ha ancora calore all'interno, continuerà la sua cottura al cuore per qualche altro minuto. Voilà, e ce li prepariamo per dopo. Ok, abbiamo cotto i gamberi, prepariamo la maionese. Un tuorlo, prendiamo il succo del nostro lime, ne mettiamo circa per un tuorlo un cucchiaio e mezzo, non di più. Ok, una presina di sale, perché la quantità di acqua, quindi di succo di lime adesso, è ancora inferiore alla quantità di grasso e il sale si va a sciogliere bene. Se invece avessimo salato la maionese alla fine, che è molto carica di grassi, rischiavamo che il sale rimanesse in grumi, perché sappiamo che il sale si scioglie bene in acqua, ma nell'olio fatica che si sciolga bene. Adesso lo lavoriamo bene e poi iniziamo a introdurre l'olio a filo per fare una classica maionese. Olio di semi, logicamente. Se facciamo una maionese con solo olio d'oliva diventa immangiabile, ve lo garantisco perché ho già provato. Occorre innanzitutto inserire l'olio a gocce, piano piano. Bisogna che l'olio e il tuorlo si leghino. Quando iniziano a legare, allora possiamo iniziare ad abbondare e aumentare la velocità con la frusta. Ma è importantissimo in questa emulsione che il grasso animale e il grasso vegetale, in questo caso olio di semi e tuorlo, si miscelino perfettamente. Se no, la maionese impastisce. Vedete com'è bella spumosa? E mano a mano che aggiungo olio, aspetto prima di aggiungerne altro che l'uovo vada ad assorbirla tutta e la nostra maionese inizia ad acquisire corpo. Ci siamo quasi. La assaggiamo e vediamo se è da regolare. Oh, guarda che bella! Ah, è che è anche buona.
Per insaporirla ulteriormente con il profumo del lime, andiamo a mettergli un pochettino di buccia del lime che avevamo in più. Ah, senti che bel profumo di estate. Adoro i lime, sono fantastici. Voilà, e giriamo. E abbiamo la maionese pronta. Prendiamo la nostra insalatina, qualche pomodoro da terino, anche questi sono pomodorini veramente strepitosi. Voilà! Ok, andiamo a mettere nell'insalata. Olio extravergine d'oliva. Sale. E pepe. Abbiamo tutto pronto, direi che è ora di impiattare e siccome è un cocktail di gamberi lo serviamo in un bicchiere. È un'idea carina, un po' di insalatina condita. Mi raccomando, l'insalata è da condire sempre all'ultimo, mai prima, se no l'olio la cuoce, dopo diventa tutta fiappa. Un cucchiaio della nostra maionese, ma che meraviglia! Andiamo a mettere i nostri gamberoni. Finiamo con un altro cucchiaino di maionese. Voilà! Un cocktailino di gamberi da spiaggia.